Maurizio Morabito si candida a sindaco di Camporosso. Abbiamo chiesto a alcuni cittadini che cosa ne pensano e che cosa ha fatto per la città in questi anni nel suo ruolo di vice sindaco e poi di consigliere comunale. Sono l'insegnante Paola Bono, insegno da tanti, anzi oserei dire tantissimi anni nella scuola dell'infanzia di Camporosso Mare, e io devo dire che Morabito è stata la persona ed è la persona più presente in qualsiasi situazione. Io ho la fortuna di essere insegnante a Camporosso Mare e di abitare a Camporosso, quindi posso parlare sia da un lato che dall'altro. Nella scuola, in questi tanti anni, lui, qualsiasi situazione si sia presentata, è stata sempre una sicurezza e un punto fisso, nel senso, ogni cosa che avevamo bisogno, dalla più urgente alla più banale, lui, senza fare miracoli, ma in brevissimo tempo ha risolto la questione. Non solamente telefonando alla persona che poteva essere l'idraulico, che poteva essere l'elettricista, che poteva essere un addetto alla mensa, ma proprio anche intervenendo personalmente. E questo lo dico come insegnante. E come cittadina dico che è presente 24 ore su 24, perché io mi sono trovata anche in due occasioni a telefonargli in piena notte, perché una volta passavo verso mezzanotte e ho visto che c'erano delle luci a scuola e dei movimenti sospetti. Ho guardato sul cellulare, ho visto che lui era online, gli ho mandato un messaggio e gli ho detto: guarda che qua gira brutta gente. Dopo poco lui era già sceso a scuola con la pattuglia dei carabinieri a verificare che ci fosse tutto a posto. Altre volte mi è capitato, andando verso casa, di vedere situazioni non belle, ci siamo confrontati e lui mi aveva detto: guarda che effettivamente c'è brutta gente che circola. Hanno risolto la situazione, dopo aver risolto la situazione mi ha anche telefonato per dire: stai tranquilla. Quindi io non ho mai parlato di politica, non voglio parlare di politica, io parlo come persona. Lui a me in tutti questi anni, e non solamente a me, ha veramente portato sicurezza, ha dato tanta fiducia e anche tranquillità, sia nel mondo della scuola che nella mia famiglia, visto che ho la fortuna di abitare a Camporosso. Io sono Giuseppe Dito, vivo da 67 anni a Camporosso, sono residente sempre a Camporosso. Ogni volta che c'era qualsiasi problema, lui lo risolveva in 448. In questi anni sono impegnato molto sia per la parrocchia che con i pensionati di Camporosso, che sono state presidente dal 2014 al 2021. Per 7 anni ho gestito il centro pensionati di Camporosso, facendo delle grandi opere, ampliamenti, tettoie, abbiamo ampliato la cucina e con il gruppo naturalmente, e più abbiamo fatto il gazebo, il giardino, abbiamo mantenuto in ordine tutto ciò l'associazione pensionata, e che andava discretamente bene. Morabito era nel comune, era vice sindaco di Camporosso, e tante volte non di trovare il sindaco chiamavamo lui per delle cose da sbrigare, e qualsiasi cosa chiedevamo si otteneva tutto, perché i pensionati andassero avanti bene. È stato sempre puntuale, non abbiamo avuto dei problemi. Sono Giuseppe Vessiano e parlo nella duplice veste di presidente onorario di un'unione sportiva di Camporosso e di ex presidente onorario del Don Bosco Valle Croce. Nei 9 anni da vice sindaco, Morabito ha sempre avuto un rapporto costante con noi, affinché l'unione sportiva crescesse con strutture adeguate, e stesso discorso per il Don Bosco Valle Crozia. Sono Antonio Sergi e lavoro come direttore all'Ecom di Camporosso. Io sono 7 anni che sono nel supermercato qua a Camporosso, è sempre stato presente, mi ha sempre dato una mano, ogni volta che ho chiamato è sempre stato super disponibile e sempre pronto ad aiutare l'azienda e il negozio.